Ciao a tutti e benvenuti nella nostra seconda video intervista. Oggi parleremo del vecchio progetto di UFO, ma anche del nuovo, aggiungeremo qualche novità in più. Non prima però di rispondere alle vostre domande che ci avete posto sia sul canale Facebook, così come in quello di YouTube. Quindi adesso passo la parola a Gianluca Miracoli. Ciao a tutti, bentornati. Intanto comincio subito col farvi un ringraziamento sentito per l'interesse che ha avuto il precedente video, questo dimostra che c'è ancora interesse per Goldrake. E sono qui per rispondere a tutte le domande e spero di togliervi le curiosità che avete riguardo al nostro progetto. Il vecchio progetto purtroppo diciamo che era stato finito al 50-75%, diciamo percentuale ancora indefinita, eravamo abbastanza avanti, ben oltre la metà. Però la parte montata del secondo tempo io non ce l'ho più perché era su un hard disk di backup mio e quindi è andata persa in uno dei drammatici, diciamo, abbandoni di dischi fissi quando hai dei backup di tanti anni, poi i dischi si bruciano e pace amen. Però mi sono rimasti tantissimi spezzoni non ancora montati, parti work in progress, alcune sono abbastanza ridicole perché senza effetti speciali sono piuttosto imbarazzanti. Però è divertente e vorrei condividerli con voi per farvi vedere cosa riuscivamo a fare con pochissimi mezzi, praticamente zero, costo zero. E abbiamo anche tante, tante cose interessanti per farvi vedere di come realizzavamo le cose all'epoca. E possiamo definirla un'arte veramente povera all'epoca. Vedrete cose interessanti. Sì, sul canale Facebook abbiamo già pubblicato qualcosa sul vecchio progetto di UFO, però vedrete che continueremo a pubblicare e a condividere i file, immagini, video e clip, quello che ha detto Gianluca poco fa, costantemente. Così insomma vi fate anche un'idea su quello che c'è stato, il lavoro che c'è stato e che hanno fatto i ragazzi nei primi anni 2000. In questi giorni abbiamo ricevuto molte domande sia sulla nostra pagina Facebook così come su quella di YouTube. Noi siamo veramente molto contenti perché è un modo per entrare in contatto con voi. Ma abbiamo ricevuto anche le prime richieste di adesione al team, quindi le prime richieste di collaborazione con noi da parte di persone che lavorano sia in ambito cinematografico, nei vari set, sia in ambito grafico come noi o nella CGI in generale. Aspettiamo ancora un po' per pubblicare un video che riguarda appunto la ricerca di personale, quindi maestranze varie in questi ambiti, affinché ovviamente ci sia nel gruppo, nella pagina, una maggiore capienza possibile, in modo tale che riusciremo ad arrivare al maggior numero di persone possibili per la ricerca di varie competenze che a noi servono. E che serviranno non tanto ora per il cortometraggio in live action di Grandizer, l'episodio 0, bensì sul cortometraggio di 10 minuti, quindi quella storia che abbiamo già come sceneggiatura ben scritta e che si infilerà in maniera trasversale all'episodio 0. Il progetto The UFO è iniziato nel 2000, 2001 circa, è andato avanti 6-7 anni, poi si è interrotto ovviamente per ovvi motivi, no? Ognuno ha trovato il proprio lavoro, la propria occupazione, il tempo a disposizione per andare a fondo al progetto è terminato, però sono rimaste tante buone qualità, diciamo, che abbiamo appreso, tipo il modo in cui fare le cose, abbiamo imparato un po' il mestiere. È ovvio che se dovessimo rifarlo oggi dovremmo affidarci a maestranze competenti, soprattutto i costumi all'epoca sono stati fatti proprio, era una cosa ancora inferiore a quelli che possono definirsi oggi costumi di cosplay che si vedono magari nelle fiere di Lucca. Il nostro look del passato era qualcosa di veramente semplice, ma di poco banale. Anche le riprese, lo studio, avevamo un blue screen che era un drappo semplicemente appeso, blu, non c'aveva nessun tipo di illuminazione, nessun contrasto calibrato. Dovessimo operare oggi, ci serviremo sicuramente di maestranze, di persone competenti per mettere giù luci in maniera opportuna, avere costumisti, potremmo trovare collaboratori per creare una computer grafica più elaborata. E anche oggi va detto che il software di resa è tutto un altro pianeta, possiamo realizzare immagini fotorealistiche proprio senza grande impegno, perché i software di illuminazione ci danno quasi una cinepresa virtuale. Il mio più grosso rammarico è che mancava veramente poco per finire il progetto. Asset, costumi, animazioni, tutto pronto, solo che poi per
tre persone non ce la fanno, è durato anche troppo tempo per quello che doveva essere. Oggi, a differenza del passato, abbiamo capito i nostri errori precedenti, ci serviremo di maestranze, di persone che ci aiutano, quindi potremo portare a termine cose più ampie in minor tempo e soprattutto abbiamo un'esperienza accumulata, sappiamo cosa fare, come organizzarci meglio e soprattutto, questa è la cosa importante da capire, ci serviremo di persone competenti per ogni settore. Parlare del live action di Goldrake in questo momento ci risulta difficile perché effettivamente rischiamo di spoilerare alcune parti della nostra storia in un momento che forse non è giusto, non è opportuno. Però quello che possiamo fare è sicuramente chiarire alcuni aspetti tecnici che ci hanno portato alla ristrutturazione di tutta la storia di Goldrake. Noi ovviamente siamo partiti dalla saga principale, quindi la saga classica che tutti conosciamo. Da lì diciamo l'abbiamo suddivisa in due blocchi. Il primo blocco presenta la storia cardine, quindi il cuore della storia intorno al quale ruotano tutti i personaggi, primari con primari antagonisti. Abbiamo preso i personaggi e li abbiamo sviluppati ulteriormente, sia nelle loro caratteristiche più conosciute, sia per quanto riguarda le sfaccettature più quelle psicologiche. Per quanto riguarda il secondo blocco, ovviamente quello rappresenta tutte le incongruenze della storia e tutti gli elementi infantili presenti in quanto giustamente la storia era nata proprio per un determinato target di età. Le incongruenze ce ne sono tante nella storia, voi le conoscete quanto me, quindi parliamo ovviamente del fatto di Koji Kabuto, Alcor, che combatte con il minidisco anziché con Mazinga. Abbiamo presenti tutti quanti le fattezze di Vega e sua figlia Robina, insomma, diciamo un po' esasperate e un po' troppo eccessive. Abbiamo presente anche Goldrake, robot antropomorfo, troppo simile in effetti a Mazinga, il grande Mazinga, pur venendo da una civiltà molto distante nel tempo e nello spazio da noi, con una tecnologia del tutto diversa, e avevano anche armi molto simili. Insomma, abbiamo preso tutte queste incongruenze e abbiamo cercato di fonderle al meglio in una storia congrua e logica e che presentasse delle sfumature molto realistiche e moderne della nostra società. Effettivamente ci siamo riusciti, ma siamo andati anche oltre. Credo questo perché abbiamo sviluppato ulteriormente ciò che il cartone animato non mostrava. Quindi abbiamo descritto nei minimi dettagli la civiltà di Flid. Dovevamo conoscerla per forza, perché dovevamo capire Actarus che tipo di cultura avesse e soprattutto cosa è accaduto a lui per arrivare qui e trovarsi in quelle condizioni, tra virgolette, estreme, sia da un punto di vista psicologico che fisico. E veramente abbiamo descritto la civiltà di Flid in maniera molto dettagliata. Questo diciamo è stato il primo lavoro che abbiamo svolto. Per quanto riguarda l'episodio 0, noi abbiamo deciso di non affrontare l'episodio come fosse uno scontro di 40 minuti da due robottoni metallici, due colossi di metallo, e dare 5 minuti di parlato non avrebbe senso, perché in realtà Goldrake non era questo. Goldrake parlava di tematiche molto importanti che sono tuttora attuali nella nostra società, e quindi noi abbiamo centrato il primo cortometraggio, quindi il live action, scusate, il capitolo 0, su una tematica ben precisa, ossia sul vuoto emotivo legato al senso di perdita e anche al senso di riscatto e rivincita, non riscatto e rivincita esteriore, ma un riscatto e rivincita interiore, quindi delle problematiche interne che poi emergeranno e si svilupperanno nel migliore dei modi. Ovviamente non è soltanto Actarus che avrà queste problematiche, ma anche il suo comprimario, che voi presumo e immaginerete che sia. Questo per ora possiamo dirvi riguardo al progetto sul cortometraggio in live action di Goldrake dell'episodio 0. E non, ovviamente, per ragioni che voi potete immaginare, non posso aggiungere altro. Quello che posso dirvi sicuramente è che sarà molto emozionante
crearlo e renderlo vivo così come lo abbiamo noi sempre immaginato. E soprattutto speriamo che voi condividiate questo video insieme agli altri che sono già usciti, in modo tale da raggiungere più persone possibili, perché soltanto così noi avremo una chance per soddisfare il nostro sogno e per raggiungere il nostro scopo, che poi in fondo è anche il vostro scopo, quindi vedere di nuovo Goldrake e tutto quei significati che portava di nuovo tra noi, insomma. Quindi spero di cuore che voi riusciate ad aiutarci e a collaborare con noi, continuate a scriverci, è importante che abbiamo un contatto diretto con voi, ma soprattutto cercate di condividere questo nostro lavoro, questa nostra piccola grande impresa. Grazie.